loro hanno teorizzato in questi anni e praticato, che l'Italia sarebbe andata meglio se avesse abbandonato il Mezzogiorno al proprio destino. È una teoria loro, miope, ma è una loro teoria. La Lega al governo c'è stata in questo paese, si è ricandidata ad esserci di nuovo ed ha condizionato la destra italiana, che eventualmente per vocazione aveva pure qualche radice nel sud di questo paese, ma è stata stravolta da Berlusconi e dalla Lega e da Tremonti, che hanno lasciato volutamente il Mezzogiorno in una situazione che è sicuramente peggiorata in questi anni. La questione meridionale non è questione attuale, è questione strutturale in questo paese, ce la portiamo dietro dall'Unità d'Italia. Ma un periodo così difficile non l'avevamo mai visto, soprattutto in Calabria non l'avevamo mai visto. E questo è il frutto degli ultimi 20 anni nei quali ha prevalentemente governato una destra che era convinta che l'Italia, liberandosi nel Mezzogiorno, sarebbe stata una nazione più europea, sarebbe stata più forte, sarebbe stata più competitiva. Non è stato così e non poteva essere così. Infatti noi oggi abbiamo un Mezzogiorno d'Italia in grande difficoltà, ma in difficoltà abbiamo tutto il paese, perché questa crisi, come si è abbattuta sul nostro paese, ci ha fatto pagare prezzi più forti, più cari che in altre parti dell'Europa e del mondo, perché avevamo due dati negativi strutturali molto forti: il debito pubblico e le disuguaglianze tra nord e sud. E le società disuguali pagano sempre prezzi più alti quando arriva la crisi. La Germania, che non è la nostra nemica, come Berlusconi adesso ci vorrebbe far credere, ma che è certamente un paese con i quali fare i conti in piedi e con dignità, non avendo dei buffoni alla presidenza del Consiglio, ma avendo dei governanti, degli uomini di Stato, la Germania, senza la quale noi dobbiamo avere un atteggiamento dignitoso, è forte anche perché in pochissimi anni ha unificato la Germania dell'Est con la Germania dell'Ovest. E se voi oggi andate a Berlino, dove sono andata ad aprire la campagna elettorale per la nostra brava capolista degli italiani all'estero, che è la figlia di un autorevole Garavini, la nostra Garavini, che tra l'altro si è fortemente impegnata anche nella commissione antimafia, credo sia venuta tante volte anche in Calabria. Se voi andate a Berlino oggi, il centro della città è Berlino Est. Quando è caduto il muro era Berlino Ovest il perno della città, ora è Berlino Est, si è capovolta la situazione, esattamente capovolta. E la Germania è più forte perché non aveva parti deboli con le quali fare i conti di fronte alla crisi. E così è successo in tutti gli altri paesi. Quelli che pagano i prezzi più alti per questa crisi sono quelli che hanno al loro interno disuguaglianze che appaiono insanabili, che rendono tutto il paese più debole. Loro hanno teorizzato questa cosa, hanno addirittura portato via gli stanziamenti che il governo Prodi aveva fatto per la Calabria, li hanno portati al nord attraverso le quote latte, li hanno spalmati in tutto il paese per l'abolizione dell'ICI, per l'operazione dell'Alitalia e anche, bisogna riconoscerlo, per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, che certo non è stato un bene che si siano fatti, però erano molti fondi FAS che sarebbero serviti soprattutto al Mezzogiorno e che come ammortizzatori sociali sono serviti soprattutto al nord. Un paese che è una cosa sola si comporta così, non c'è dubbio, però poi restituisce laddove le cose sono state tolte.